c'è un cantante che più di tutti ha fatto da colonna sonora alla mia vita. È Jovanotti, che cantava Non m'annoio negli anni allegri della mia adolescenza. Sei come la mia moto mentre guidavo il motorino. Questa è la mia casa quando mi trasferivo per l'università. Tra le sue canzoni ho sempre trovato qualcosa che parlasse di me. Ma ce n'è una che più di tutte le altre negli ultimi anni mi gira in testa. In Mega Mix, Lorenzo ripete come un mantra una domanda. È questa la vita che sognavo da bambino? È una domanda che mi faccio tutti i giorni e tutti i giorni combatto perché la mia vita assomigli il più possibile a quella che sognavo anni fa. Ma so di essere fortunata perché so che il mio percorso, seppur pieno di ostacoli, è stato, per così dire, lineare. Sapevo che cosa volevo fare e che percorso dovevo seguire per farlo. Liceo, università, master in giornalismo, stage nelle redazioni. Molti dei miei amici e dei compagni di università invece hanno fatto più fatica nel passaggio tra il mondo accademico e il mondo del lavoro. Spesso, infatti, il mondo del lavoro può sembrare a tratti quasi indecifrabile. Questo podcast vuole offrirvi gli strumenti necessari per affrontare con più consapevolezza e competenza il mercato del lavoro, quando arriverà il vostro turno. Ecco perché abbiamo scelto come titolo della serie proprio My Turn. Negli episodi non ci sono lezioni frontali fatte da esperti o esperte, invece ogni puntata prevede una conversazione che coinvolge anche studenti e studentesse del Politecnico di Milano. In ogni episodio, due ragazze o ragazzi hanno l'opportunità di confrontarsi con una persona esperta, di fare domande e di chiedere consigli su un tema specifico legato alla ricerca del lavoro. La prima tematica che affrontiamo insieme è quella della scrittura. Sono sicura che tutti abbiamo già letto contenuti che spiegano in generale come fare un curriculum e come fare una cover letter. Noi però proviamo ad andare oltre e proviamo ad analizzare alcuni aspetti che spesso vengono trattati poco e che invece sono fondamentali. Mi chiamo Francesca Milano, sono una giornalista e questo è My Turn. Una serie che ha l'obiettivo di supportare chi sta entrando nel mondo del lavoro. 6 puntate che si concentrano sui temi chiave legati proprio alla ricerca del lavoro e che presentano spunti e consigli concreti. Il podcast è prodotto da Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. Come vi anticipavo poco prima della sigla, in ogni puntata sentirete più voci oltre alla mia. Qui in studio di registrazione con me oggi ci sono un sacco di persone, ma adesso vi presento i protagonisti. Sono una studentessa del Politecnico di Milano, un neolaureato che proviene dalla stessa università e un esperto. Questi due vogliono fare il mio lavoro. Questa roba mia. La studentessa si chiama Francesca Baratti, viene da Brescia, ha appena finito gli esami della magistrale in architettura, sta facendo uno stage in un'azienda e ha iniziato a scrivere la tesi. Francesca, ti va di raccontarci quando e come è nato il tuo interesse per l'architettura? L'architettura ha sempre fatto parte di tutto quello che è stato attorno a me, non perché i miei genitori facessero un lavoro relazionato a quello che faccio io ora, ma semplicemente è sempre stato quello che mi ha più affascinato e che mi è più sembrato affine a me, a quello che sono io. Poi fondamentalmente il mio interesse sta soprattutto nel poter fare qualcosa per le persone. E la seconda persona che vi presento è Paolo Vergottini. Paolo è originario di Gavirate, che è un piccolo comune in provincia di Varese. Nell'aprile scorso si è laureato alla magistrale in ingegneria matematica, indirizzo statistical learning. Adesso Paolo, ci spieghi come mai hai scelto proprio questo corso. Questa scelta nasce dal fatto che magari quella cosa veniva semplice a me, ma difficile ad altri. E quindi magari la mia predisposizione stava lì, in qualcosa che per me veniva naturale, e per altri era astratto o comunque distante. Ho scelto una cosa che mi sfidasse a livello anche logico e che fosse un po' una costruzione, una gigantesca costruzione dove dovevo capire quale blocco andasse dove. Bene, allora adesso non mi resta che presentare l'esperto, ossia la nostra guida per questo primo episodio. Edoardo Camerlengo è HR Director in una società di consulenza che si chiama Protivity. È laureato in economia, ha lavorato come consulente prima di dedicarsi alle risorse umane. Edoardo, allora, ovviamente tu sei l'esperto, ma io ti do del tu. Certo, è esperto un modo molto carino per fare riferimento ai miei capelli bianchi. Grazie. Comincia a raccontarci perché e quando è nata la tua passione per le risorse umane.
Allora, io ho iniziato, come dicevi, come consulente. Era un ambiente che mi interessava molto. Non c'era nessun prodotto, c'erano soltanto competenze e capacità. Nel 2008 mi è stata data l'opportunità di occuparmi a tempo pieno della costruzione della squadra, della popolazione aziendale, e devo dire che trovo entusiasmante contribuire a questa costruzione e allo sviluppo di questa popolazione. Quindi in una società di consulenza le persone sono tutto ciò che conta, e poter contribuire in tal senso è qualcosa che mi dà grande soddisfazione anche a distanza di quasi 20 anni. Allora, le risorse umane da una parte, però dall'altra parte nella tua vita ci sono la passione per la musica e anche per la letteratura. E in particolare io ho saputo, preparando questo podcast, che appunto la scrittura ti piace molto. Fino a qualche anno fa mia moglie mi regalava dei corsi, e tra questi ce n'è uno che mi è piaciuto molto in una bellissima scuola a Torino, e lì non ho imparato a scrivere, ma ho imparato sicuramente a leggere meglio. Mi hanno dato degli strumenti che ancora apprezzo. Allora, hai citato la scrittura, e la scrittura è il tema della nostra chiacchierata di oggi. Abbiamo detto che ci occupiamo proprio di questo. Ovviamente però, quando si pensa alla ricerca di lavoro, il primo documento scritto che viene in mente è il curriculum vitae. E proprio per questo abbiamo chiesto a Francesca e Paolo, che non sono i Francesca e Paolo di Dante, ma sono i nostri Francesca e Paolo, di portarci il loro curriculum. Sono troppe righe, perché io mi annoierei a leggere. Infatti io l'ho fatto anche in una pagina perché... Noi però abbiamo deciso di non passare in rassegna ogni elemento del curriculum di Francesca e di Paolo, ma di soffermarci solo su due aspetti che a volte forse vengono un po' trascurati e che invece fanno la differenza. Innanzitutto una cosa fondamentale è il colpo d'occhio. Chi guarda i curricula ne vede decine, se non centinaia ogni giorno. Edoardo Camerlengo ce lo può garantire. Confermo. Bisogna trovare il modo di farsi notare in mezzo a tutti questi fogli. Io, per esempio, avevo preparato un curriculum sotto forma di articolo di giornale, cioè avevo scritto un breve testo su di me che assomigliava a un articolo di giornale. Era da una parte un modo di raccontarmi, di presentarmi, però anche quello di differenziarmi e di catturare l'attenzione. Il primo aspetto su cui ci concentriamo allora è proprio quello del layout, inteso come tutto ciò che viene percepito con il colpo d'occhio, quindi anche la lunghezza, l'ordine delle informazioni, lo stile grafico. Francesca e Paolo, adesso tocca a voi. Ci raccontate a turno come avete deciso di strutturare il vostro curriculum. Allora, io sono nella vita una persona molto schematica, quindi in realtà il mio curriculum rappresenta questo mio essere precisa, schematica e molto minimal in tutto quello che faccio, a volte forse troppo. E quindi diciamo che in relazione, ovviamente essendo un architetto col mio portfolio, ho seguito la stessa linea di impaginazione, che come sapete per noi architetti il layout, l'impaginazione è veramente un punto fondamentale della presentazione di qualsiasi cosa. Ho deciso di utilizzare il bianco, il nero e alcuni toni di grigio, soprattutto alcuni toni di grigio, perché il nero a volte stampato, ma anche a video, risulta troppo forte, troppo marcato. Adesso sentiremo dall'esperto se questa scelta è efficace. Paolo, invece raccontaci del tuo. Sì, cioè il mio in realtà è molto meno ingegneristico di quello di Francesca. Sembra più un volantino, dove il nome campeggia in maniera gigantesca, il titolo, cioè il titolo di ingegnere pure, e la foto pure, in realtà. Quindi è molto personalizzato, ma questo perché, cioè, nella mia idea, quando una azienda assume me. Assume me perché è ingegnere, ma assume prima me. E quindi io voglio emergere di più. Forse c'è un po' di egocentrismo, ma questo è parte della vita. Il resto è tutto organizzato in maniera molto sintetica, con, diciamo, le informazioni principali, diviso a capitoletti per certi versi, è tutto in una pagina. Secondo me funziona in realtà. Adesso ce lo facciamo dire dall'esperto se funziona. Mi sono piaciuti tutti e due, sono molto diversi, non solo per quello che hanno detto Paolo e Francesca. Allora, Francesca ha scelto il bianco e nero e usa tantissimo lo spazio, e quindi è una scelta un po' meno efficiente. Sicuramente efficace visto anche il suo percorso di studi, ha scelto dei caratteri molto ricercati e
un po' piccoli, che mi fanno sentire vecchio, Francesca. Quindi per piacere la prossima volta il carattere un po' più grande. Lo so, è un problema che riscontro in realtà anche in progettazione questo, perché cerco molto il bilanciamento tra i diversi caratteri, i diversi stili di font. Si vede che c'è attenzione. Ma poi mi rendo conto che sullo schermo è tutto enorme, poi quando lo stampi invece non si legge nulla. Paolo ha scelto anche dei colori un pochino più vivaci. Poi c'è tutto, è molto efficiente. Ci sono anche delle informazioni che oggi forse si possono non mettere. Ad esempio la data di nascita non è più necessaria, così come non è più necessario l'indirizzo. Però è utile la città, perché quello serve a chi evidentemente deve valutare questo aspetto. Condivido l'approccio di Paolo, secondo me alla vostra età può bastare una facciata ed è anche un bel esercizio di sintesi, quindi lo consiglio. Mi è piaciuta la scelta di Francesca di inserire una descrizione di sé, io forse l'avrei messa all'inizio e non alla fine. Come diceva anche Paolo, ti assumo per le tue competenze ma anche per la persona che sei. Il descriversi, tu l'hai fatto secondo me molto bene, con una cura lessicale notevole, è un bel inizio anche per distinguersi da tutte le altre candidature. Quindi il layout possiamo paragonarlo a un vestito che ci deve stare comodo, con cui ci sentiamo a nostro agio. È come quella maglietta che ci sta benissimo, che rispecchia il nostro stile, la nostra personalità. Edoardo, allora a questo proposito, dici che cosa ne pensi di questo vestito che è il template europeo del curriculum? Allora, io non sono un grande fan di questo formato, perché credo che il curriculum debba rispondere alla funzione di differenziarci, rappresentarci in maniera, come tutto sartoriale, no? Deve starci comodo e deve rappresentarci. Mentre quello schema ti costringe a seguire una forma a prescindere dai contenuti. È una specie di divisa. Esattamente, però è anche giusto aggiungere che in certi contesti invece è necessario, perché per partecipare ad esempio a dei concorsi pubblici, a delle gare, è il formato che è richiesto compilare, quindi insomma, è sicuramente importante riuscire a valorizzarsi anche con quello schema. Io preferisco chi, come Paolo e Francesca, ha scelto dei formati innanzitutto molto gradevoli dal punto di vista grafico, che lasciano un bel colpo d'occhio e fanno una buona prima impressione. La foto l'hanno messa entrambi, non è necessario, alcuni addirittura non la gradiscono, però loro hanno scelto delle foto molto sobrie, quindi credo che sia una scelta che soprattutto in Italia non può che essere apprezzata. Il secondo elemento su cui mi voglio soffermare, a proposito del curriculum, è il paragrafo degli interessi personali e degli hobby. D'altronde, chi sta finendo di studiare oppure ha appena finito di studiare non ha tantissime esperienze professionali. Quindi la sezione dedicata alle attività extracurriculari, alle passioni, agli sport, diventa molto importante. Francesca, tu che cosa hai scritto nel tuo curriculum a questo proposito? Io mi sono focalizzata sui miei interessi di oggi, ovvero questa parte del curriculum è forse quella che, insieme alle digital skills, è quella che ha subito più modifiche durante gli anni, insomma durante le varie prove di creazione di curriculum. Paolo, tu invece? Io invece ho chiamato questa sezione la parte di volontariato, perché io faccio tante cose e quindi in realtà volevo prendere magari tre che erano più definenti, che mi rappresentassero di più. Quindi c'è la parte di volontariato con gli studenti internazionali, poi ero parte di una associazione di ingegneri matematici, ma in realtà il paragrafo che più mi rappresenta è la parte di scoutismo. Io da anni sono scout, da quando avevo 9 anni, 10 anni, e da ormai 4 sono un capo scout. Edoardo, dal punto di vista di chi riceve un curriculum, quanto conta questa parte? A me piace leggere e cercare di capire un pochino meglio chi ha scritto quel documento, cosa ha voluto comunicare, condividere. Quindi credo che sia un'occasione da cogliere. A volte qualcuno lo fa in modo un po' sciatto, perché è facile trovare mi piace viaggiare, mi piace leggere, piace a tutti, no, ma dimmi qualcosa di più, no? Perché ti piace viaggiare, se hai avuto la possibilità di farlo, cosa ti piace leggere, perché. Cioè, entrare un pochino più dentro gli argomenti che proponi.
Ultimamente si leggono un sacco di articoli sul web a proposito del fatto che molte aziende cominciano a usare il machine learning per fare il primo screening dei curricula che arrivano. Questo è vero? Cosa ne pensi, Edoardo? Molte aziende ricevono tantissime candidature e processare manualmente volumi così significativi può essere complicato. Quindi l'ausilio di queste tecniche sicuramente permette di fare delle selezioni su dei criteri che per ogni azienda sono prioritari. Sicuramente mi piace l'idea che la candidatura possa essere esaminata in maniera un pochino meno asettica, anche perché ogni storia è diversa e magari con un algoritmo ti perdi degli elementi che sono qualificanti. Ad esempio, ci sono persone che si laureano magari mettendoci più tempo, ma perché c'è una storia, perché hanno lavorato nel frattempo, e questo è dal mio punto di vista un peccato perderlo, perché sempre di più credo che siano qualificanti non soltanto le competenze ma anche le attitudini delle persone. Insomma, praticamente il CV è come una fotografia che ci deve rappresentare in modo accurato, in cui noi stessi ci dobbiamo riconoscere. È un po' come la foto profilo che scegliamo per i social. Ci deve piacere, ci deve rappresentare e deve mostrare il meglio di noi, possibilmente. A supporto del curriculum, però, bisogna spesso scrivere una cover letter. Anche in questo caso, come abbiamo fatto per il curriculum, non passeremo in rassegna tutti gli elementi della lettera motivazionale, ma ci soffermiamo solo su due aspetti. Il primo è a chi indirizzarla. Edoardo, cosa ci dici a questo proposito? Oggi abbiamo la possibilità di riuscire a individuare il destinatario in maniera puntuale. E visto che tutto questo processo è volto a cercare di essere più precisi, accurati possibile, riuscire a capire chi fa parte del team, i destinatari della candidatura, può essere un fattore distintivo. Non sempre è possibile, però più riusciamo ad essere accurati, ecco, più ci posizioniamo. No, più dimostriamo che abbiamo fatto una ricerca, che siamo motivati, che non abbiamo mandato la stessa candidatura standard a N aziende, ma vogliamo proprio relazionarci con quell'azienda. Il secondo aspetto a proposito della lettera è la lunghezza. Anche questo è molto importante. E che cosa ci consigli su questo? Per una persona che inizia la sua carriera professionale, una facciata può essere sufficiente. Una lettera di presentazione, secondo me, non deve essere troppo prolissa. Anche questo è un esercizio di sintesi e deve essere complementare, non ripetere quello che troviamo già nel CV. Deve aggiungere qualcosa, magari cercando proprio di rendere ancora più accurata la motivazione della candidatura. Abbiamo parlato della scrittura. La scrittura però riguarda anche la lingua. Allora, Edoardo, ti chiedo se il curriculum e la lettera motivazionale vanno scritte in italiano, in inglese, in entrambe le lingue. Che cosa ci consigli? Io consiglio di pensare molto bene al destinatario. Se comunicano sui propri mezzi in inglese, probabilmente è una lingua che è istituzionalmente usata. È chiaro che devo essere in grado di farlo bene. Perché se mi costringo a parlare una lingua che non parlo bene, ancora una volta mi faccio del male. Io apprezzo molto chi scrive bene in italiano con cura, perché lo riscontro sempre meno, e quindi mi piace ricevere la candidatura in italiano, anche perché poi ci sono altri modi per valutare le competenze linguistiche. A questo punto credo che sia importante aprire una piccola parentesi su un tema che riguarda chi studia architettura, come Francesca Baratti. Sto parlando del portfolio, è una parte imprescindibile nelle candidature degli aspiranti architetti. Abbiamo scritto a Martina Mongiardino, architetta, head of scouting nello studio Lombardini 22, e le abbiamo chiesto di mandarci un messaggio vocale sull'argomento. Sicuramente è importante concentrarsi sull'impressione che vogliamo dare quando mandiamo un portfolio. Ci deve essere qualcosa che racconti di noi, quindi dobbiamo dire qualcosa di noi e non solo dei progetti su cui abbiamo lavorato. Quindi un primo suggerimento importante è di fare un portfolio anche breve,
perché il tempo che solitamente noi abbiamo a disposizione per vedere i tanti portfolio che arrivano non è tantissimo, e quindi sicuramente un portfolio snello aiuta nella lettura e nel capire qualcosa dell'architetto che vuole venire a lavorare con noi. Quindi 10-12 pagine proprio in maniera molto concreta è certamente un consiglio utile per leggere i vostri progetti. Il secondo suggerimento che noi vogliamo dare ai ragazzi è quello di non fare portfolio tutti uguali, ma cercare di concentrarsi sulla posizione o sull'azienda in cui vogliamo andare a lavorare. Quindi cercare di immaginarsi quali sono i progetti che più potrebbero interessare per candidarsi in quella posizione o per quella specifica azienda. Una volta che tutti i documenti sono stati preparati, rimane la questione di come inviarli. Spesso le aziende più grandi e più strutturate hanno dei portali dedicati al recruiting, quindi basta caricare il CV e la cover letter su quel sito. Se però l'annuncio chiede di allegare tutto in una mail, come bisogna fare? Allora, se c'è una lettera di presentazione, direi che la mail di accompagnamento è assolutamente sintetica. Se non c'è questa lettera, ma c'è soltanto il curriculum in allegato, allora si può investire qualche riga per presentare la candidatura. Quindi fare un po' una sintesi di quella che potrebbe essere la lettera di presentazione. Poi, se tutto va bene, il curriculum e la cover letter riescono quindi a incuriosire il recruiter. Prima di ricontattare il candidato o la candidata, chi lavora nelle risorse umane di solito fa una cosa: apre Google, cerca il nome della ragazza o del ragazzo in questione. Al giorno d'oggi, infatti, come ci si presenta e ci si comporta online ha un grossissimo impatto sulla vita lavorativa. Bisogna quindi ricordarsi di curare sempre e con attenzione l'identità sul web. Ormai quando parliamo di web ci riferiamo in realtà ai social network, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook e via dicendo. Sempre con l'aiuto di Edoardo Camerlengo abbiamo individuato due fattori da non sottovalutare. Inserendo su Google il nome dei candidati valutiamo due cose. La prima, che ci possono essere sensibilità diverse nel gestire le proprie informazioni personali, quindi ci sono persone che hanno profili chiusi e quindi proteggono tutto ciò che li riguarda in maniera un pochino più intima, mentre altre persone sono molto più aperte o magari si preoccupano meno, quindi non si pongono la domanda. Ecco, è molto importante che ci sia coerenza tra quello che è possibile trovare sul web e quello che viene scritto nella candidatura. A volte trovi persone che insomma, si dipingono in un modo e poi ti dimostrano di vivere in un altro. Ad esempio, troviamo spesso dei riferimenti all'attività di volontariato, nella maggior parte dei casi è sicuramente qualcosa di sentito in modo autentico, altre volte, insomma, curiosando un po' in giro, trovi dei comportamenti assolutamente lontani da quello che ti aspetti di trovare, quindi commenti molto aggressivi, polemica. Insomma, tutto quello che può farti capire qualcosa del carattere della persona che puoi o meno volere con te in un viaggio professionale. Come sempre, se avete domande, Francesca e Paolo, potete farle. Approfittate di Edoardo adesso. Sono qui per voi. Ma cioè, per te quanto pesa il profilo di LinkedIn e anche il fatto di avere un proprio sito, magari con i codici nel mio caso? L'ho apprezzato. Secondo me anche questo è distintivo. Dimostra concretamente cosa sai fare, non soltanto cosa dici di saper fare. Quindi è un modo per andare a far toccare con mano. LinkedIn è una piattaforma che in Italia è veramente molto usata, soprattutto in certi contesti professionali, quindi è sicuramente uno strumento da non sottovalutare. In sintesi, quando si parla di scrittura per il mercato del lavoro, ormai quindi bisogna considerare anche tutto quello che si posta sui social o si scrive online. Sempre che i contenuti, come dicevamo a proposito di privacy, siano pubblici. Io, per esempio, mi ricordo di aver creato i miei profili su Facebook e su Twitter mentre facevo il primo stage al Sole 24 Ore, tanti anni fa, dopo il master in giornalismo. Allora si faceva fatica a pensare che quello che si scriveva sui social poteva essere letto non solo dagli amici oppure dai parenti, ma anche dai colleghi, per esempio. Oggi invece penso che i social assomiglino moltissimo al mio lavoro di giornalista. I giornalisti scrivono sempre pensando che dall'altra parte ci sia qualcuno che legge. Ecco perché i social possono anche diventare degli ottimi luoghi per fare networking. Ma adesso mi fermo perché di questo argomento parleremo nella prossima puntata.
Intanto quindi grazie mille a Francesca Baratti, Paolo Vergottini ed Edoardo Camerlengo che hanno partecipato a questo primo episodio. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie mille. My Turn è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. Scritta da Francesca Bottenghi e Francesca Milano, con il supporto redazionale di Sabrina Patilli e delle Career Advisor del Politecnico di Milano. Le registrazioni in studio sono a cura di Andrea Girelli. La post-produzione e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottenghi. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL. Stupisce sempre. I want to hear it, to be fair. Lo metto sul curriculum. Ah, voglia. No. È un mega flex. Si può mettere. Flex.